Allora, oggi proviamo a fare l'ultima esercitazione con oggetto di fatto temi d'esame e simulazione d'esame. Prima di entrare nel dettaglio di questo esercizio, volevo solo condividere con voi una decisione che avevamo preso riguardo le modalità di svolgimento dell'esame, la pratica. Per riuscire nello stesso tempo a permettere diciamo così, a tutti nei vari livelli di, diciamo così, conoscenza della materia o capacità, di riuscire a portarsi a casa un voto e comunque giocarlo con le proprie capacità, nel senso che una delle critiche che più o meno avevamo raccolto era che molti di questi esercizi potevano essere percepiti come lunghi o difficili. No? Poi, come sempre, le cose quando ormai le sai fare è veloce e facile, ma quando sei lì sul momento potrebbe essere lungo e difficile. Quindi, a differenza degli esercizi che vedete qua, perché l'abbiamo così maturato oggi questo dettaglio, pensavamo che nell'esame voi vi troverete due domande, non una. Cioè qui c'è sempre scritto il programma deve fare questo e quest'altro, una certa cosa, da una specifica. In realtà abbiamo pensato che è più utile se all'esame ne chiediamo due. Una, in realtà la prima compresa nella seconda, cioè nel senso che è un problema complesso da risolvere ma che è un passaggio intermedio. Passaggio intermedio che tipicamente costruisce struttura dati e ricava qualche informazione di base sulla struttura dati, e il secondo punto invece è fare qualcosa di più avanzato, tipo ricerca, algoritmi, ricorsione, eccetera. E il primo punto diventa un gradino di ingresso, cioè chiamiamolo 18. No? È un punto on-off, nel senso che in laboratorio l'idea è che quando siamo così, tra virgolette, passiamo a ritirare, non la consegna in laboratorio, chi non è arrivato a far girare sul momento il primo punto, far vedere, diciamo, il risultato del primo punto, non consegna neppure. No? Che di fatto significa essere arrivati a, come dicevo, caricare e gestire minimamente la struttura dati. E poi da lì in poi, invece, poi ci consegnate il codice e lo andiamo a vedere per quanto riguarda, diciamo, la differenza tra il 18 e il 30, lo fa quando siete andati avanti nel secondo punto che vi proporremo. È solo per avere anche un punto visibile in cui voi sappiate che cioè, se non arrivate fino lì, l'esame no, non ha neppure segno consegnarlo, no? È come dire una regola per il ritiro, per ritirarsi. E dopodiché invece se arrivate lì, poi siete riusciti l'esercizio completo è possibile che non tutti riescano a portarlo a termine. No? Quindi a differenza diciamo, dei compiti di programmazione oggetti, dove c'erano n micro funzionalità e andavano sviluppate tutte una per una, qui c'è una macro richiesta e poi ciascuno la progetta a modo suo. Poi magari ci arriva alla fine, ci arriva con dei bug, non ci arriva, gliene manca un pezzo. Allora, questa parte qua noi dobbiamo valutarla nel merito, quindi proprio andare a leggere il codice, provare a farlo funzionare e dare il voto, non c'è unit testing che tenga su questo. Ma la parte, diciamo così, iniziale, quella sì, così lo rendiamo anche più esplicito. Adesso no, ma diciamo, sicuramente più avanti ci sarà, c'è sempre qualcuno che dice, ma senti, ma per prendere un voto basta che passi, come devo fare, fin dove devo arrivare? Allora cerchiamo di renderlo anche esplicito nel testo. Chi non arriva neanche a quel livello lì non si mette neanche pure a discutere, così almeno se vogliamo risparmiamo anche le risorse, sia vostre che nostre, su chi effettivamente sta lavorando nel corso. Solo per dire che vi troverete punto 1, punto 2 e ci sarà una frasetta che dice per la consegna del compito è necessario avere, diciamo così, completato correttamente il punto 1 e la sua, diciamo così, implementazione corretta garantisce il 18. Boh, questo non è tanto complicato, ma stiamo cercando di inventarci le regole così di giorno in giorno. Poi la settimana prossima, quando riuscirò a vedere cosa avete scritto nei fogli verdi, nei commenti del questionario, magari riesco a capire un po' di più. Perché finora non li vedo, no? Finché non sono completati, finché non è chiusa la compilazione dei questionari, noi non possiamo vederli.
Va bene, concentriamoci invece su questo esercizio di oggi, no? Che è un po' diverso, ma alla fine sono sempre le stesse cose che, intorno alle quali stiamo cercando di girare intorno. Però ne approfitto anche per introdurre un dataset nuovo, che come vedrete sembra nuovo a prima vista, ma poi si somigliano un po' tutti. Allora, qui c'è scritto, non so se qualcuno stamattina ha già avuto occasione di guardare il testo, ma lo scorriamo insieme. Dice, nell'ambito delle reti sociali è particolarmente utile trovare dei percorsi che sono in grado di interconnettere due utenti dati attraverso il minimo numero possibile di intermediari. Lo stesso tipo di analisi si può fare anche attraverso gli articoli scientifici oppure gli attori dei film, in cui vi è una connessione ogni qualvolta due persone abbiano, non so, scritto un articolo in comune oppure recitato nello stesso film, oppure, cioè, tutte le attività in cui ci sono delle connessioni tra persone e persone che sono legate ad attività, a progetti, a risultati, e di fatto stai definendo una rete in cui la stessa persona ha lavorato con te in un progetto e con un'altra persona in un altro progetto, allora queste due persone magari non hanno mai lavorato insieme, ma sono connesse in qualche modo da una catena, no? Questo è un esempio tratto da... dal sito, qui sotto c'è il link, vediamo se da uno dei 3-4 motori di ricerca che ci sono di articoli scientifici, a cui ho chiesto, lui fa l'analisi degli articoli pubblicati, ho chiesto di creare, di trovarmi un cammino tra me e Dijkstra, no? Per dirne uno famoso che conosciamo. E lui mi ha trovato che io ho pubblicato almeno un articolo con Prinetto, che è ancora del Politecnico, il quale ha pubblicato almeno un articolo con questo qui, che è dell'Università di New York, c'è scritto, la quale, o il quale, non capisco se è un uomo o una donna, sembra una donna, la quale ha pubblicato almeno un articolo con questo signor De Milo, della Georgia, il quale ha pubblicato almeno un articolo con Dijkstra. E quindi il cammino minimo è in questo caso di 1, 2, 3, 4 articoli, che collegano le due persone attraverso tre intermediari. E questo è un giochino che si può fare, no? Poi in realtà ci sono anche dei cammini, questo qua è un cammino da 4 articoli e 3 intermediari, questo qui è un cammino da 5 articoli e 4 intermediari e così via. Poi ci sono questo articolo, è stato messo in, questo cammino è stato messo in evidenza, quest'altro meno, non so perché, non so quali siano i criteri, ma penso che siano in qualche modo legati al numero di articoli. Diciamo così, di cui le persone sono coautori, però non so esattamente quale criterio sia stato usato per la grafica. E troverete che se prendete due scienziati qualunque, anche di campi molto diversi, è molto probabile che esista una catena che li collega, anche se è molto lunga, no? La stessa cosa la trovate sui siti, mi pare che su MDB, sito dei cinema, dei film, vi permette di fare ricerca per attori, cui dice questo attore e quell'altro come sono collegati, ma perché il tizio ha recitato in quel film di cui era regista quell'altro, che poi in realtà ha fatto l'attore o lo sceneggiatore in quell'altro film, e crea dei collegamenti, no? Quindi è una cosina che si fa. Noi proviamo a farla come esercizio e dice, si vuole realizzare, meno scenico di quello che vi ho fatto vedere purtroppo, un'applicazione JavaFX, la quale, partendo da un elenco di articoli scientifici dei rispettivi autori, e questo è il nostro dataset, permetta di trovare il percorso minimo di coautori in grado di collegare due qualsivoglia autori tra quelli presenti nel database. Cioè, in altre parole, detto quello che abbiamo visto prima. Trovare dati delle pubblicazioni, articoli con gli autori, e dati due autori qualsivoglia scelti tra quelli che sono presenti, trovare un cammino minimo di coautori, cioè che leghi un autore a un suo coautore e così via, che porti dal primo al secondo. Un esempio di interfaccia utente è rappresentato nella figura a fianco, dove qui ho due combo dalle quali è possibile scegliere l'autore di partenza e l'autore di arrivo della ricerca, un bottone search e un'area nella quale andare a mostrare il risultato. Quindi semplice, semplice. Il database, e qui è il problema. Ho dubbi sul problema? Andiamo a vedere i dati.
Il database su cui lavorare è ricavato dal repository porto delle pubblicazioni del Politecnico di Torino. Cos'è sta roba? Non so se voi lo conoscete, c'è questo sito qua, si chiama porto.polito.it, che raccoglie tutte le pubblicazioni di tutti i docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, eccetera, del Politecnico di Torino, perlomeno. Dovrebbero essere tutte, nel senso che c'è qualcuno che magari si dimentica di caricarle, ma poiché alla fine ultimamente tutti i bandi di concorso e così simili pescano in automatico da questo database, diciamo che l'incentivo è molto forte a mantenere aggiornata questa cosa. E quindi tutti gli articoli sono disponibili, qui fa vedere gli ultimi aggiunti, no? Se prendiamo, che ne so, dite un docente, che non sia io, non so, se vogliamo anche mio, ma non è bello parlare di se stessi, e ti fa vedere, ad esempio, una serie di articoli, e di ciascun articolo c'è la descrizione, insomma, prendo questo, il titolo, gli autori, un abstract, un po' di informazioni, talvolta quando l'autore l'ha messo anche il PDF, diciamo così, ad accesso aperto, quindi disponibile per scaricamento gratuito, eccetera, eccetera. Vabbè, ma questo qui è un archivio istituzionale in cui trovate tutti. È anche interessante andare a giocare, fare statistiche, fare ricerche per dipartimento, per tipo di articolo, insomma, è molto carino. E ha una cosa ancora più carina, è il fatto che è possibile, quando io faccio una ricerca, ok, in questo caso ho fatto una ricerca con il mio nome, esportare risultati. E permette di esportarli, direi, in molti formati diversi. No? Per cui esportare questi risultati ti permette, dal più banale che è un CSV, quindi Excel essenzialmente, a quelli più complessi, e alcuni di questi formati sono pensati per essere anche elaborati, no? Ridigeriti da programmi. Poi se provate a giocarci, questi formati qui, alcuni sono proprio standard, questi MARC sono formati standard del campo bibliotecario, quindi le varie biblioteche, i software che gestiscono le biblioteche usano questo formato in modo nativo. Alcuni invece HTML citation oppure text citation sono pensati per fare copia e incolla in documenti di testo, quindi perdono la formattazione, ti danno semplicemente la citazione. Altri invece contengono i dati completi, più completi. In particolare un formato che è quello che usiamo, che è quello che ci cita il testo, dice il cui contenuto di questo repository è stato esportato in un formato testuale JSON. Adesso, ai fini di questo esercizio non ci serve capire che cosa sia JSON, ma già che ci siamo, diamogli un'occhiata, è una cosa fatta così. È un formato testuale, strutturato, in cui, che di fatto copia dal linguaggio JavaScript. Voi state facendo un po' di JavaScript nel corso di DIOI e probabilmente avrete già visto la sintassi per costruire delle strutture o per inizializzare delle variabili. Allora, di fatto in JavaScript, che è un linguaggio senza tipi, no? Non è un linguaggio non tipizzato, esistono in realtà solo tre tipi, che sono object, number e string, essenzialmente, no? Permette di definire un object combinando tra di loro numeri e stringhe attraverso due tecniche di costruzione dell'oggetto, che sono l'array e la classe o la struttura, dipende come la vogliamo chiamare. Allora, di fatto, JSON combina questi due costruttori, l'array, dato da parentesi quadre, un vettore, che contiene una serie di elementi ordinati anche di tipo diverso eventualmente, e la struttura, cioè una serie di coppie nome valore, proprietà valore, che è delimitata da parentesi graffe. Quindi questo, proviamo a leggerlo, dice c'è un array grosso. Il primo elemento di questo array
è una struttura, è un oggetto. Questo oggetto ha un campo che si chiama autoString, il valore è una stringa che è questa. Il secondo campo, una property che si chiama iprintid, il cui valore è un numero che è questo. Il terzo campo di questa struttura sempre è, si chiama thesisType, il valore è una stringa phd. Il quarto campo è una chiave date, il cui valore è un intero, scusate, un numero phd. Il quinto campo della struttura si chiama documents e a sua volta è un array, il cui primo elemento è una struttura che contiene come campo placement, poi contiene insert date, poi contiene files, che a sua volta è un array che come primo elemento contiene una struttura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi molto semplice da questo punto di vista, un annidamento di strutture, array, strutture, array, e quando ho delle strutture, queste vengono elencate sotto forma di lista, separata da virgola, di coppie, nome, due punti, valore, dove il valore è o numerico oppure stringa, e quando è stringa deve essere tra virgolette. Nel caso in cui sia un array, questo qua non l'abbiamo mai visto finora, eccolo qua. Questo è un array con più elementi, questo array contiene tre elementi, 1, 2 e 3. Aperta quadra, chiusa quadra. E così via. Quindi questo formato testuale è possibile, diciamo così, rappresentare e serializzare anche oggetti complessi, anche molto grandi, no? Oggetti complessi costituiti da dati semplici, quindi semplici numeri, semplici stringhe, non esiste in JavaScript un concetto di tipo, di tipo come, così come lo conosciamo in Java. Vabbè, ma era per avere un'idea, questo è usatissimo in tutto il cosiddetto web 2.0, in tutte le applicazioni web in cui si deve scambiare dei dati tra la pagina, in JavaScript, tra la pagina web e un server, quasi sempre questi dati sono scambiati in questo formato, che è molto leggero da generare, molto leggero da leggere, da parsificare rispetto all'XML, ad esempio, che è più complesso. Ma noi, ovviamente non è lo scopo di questo corso andare a entrare in questo tipo di formato, semplicemente i dati anziché averli in un database li abbiamo in un file di questo genere. Ma nel progetto che è allegato al compito è già presente un metodo che si chiama build model di una classe readPorto, leggi da porto e crea il modello, il quale legge il contenuto del file JSON e popola gli elenchi presenti nella classe model. Quindi in questo caso ho già dato una classe model scheletrica che contiene già, adesso vediamo il diagramma delle classi. Il modello contiene, ogni articolo è rappresentato da un oggetto di tipo porto article, mentre ogni autore è rappresentato da un oggetto di tipo porto creator, qui lo chiama creator e non author. L'ho chiamato così perché nel JSON lo chiamava già creator, quindi da qualche parte. Bisogna trovare dov'è l'autore. Eccolo qua, creators, che è l'elenco degli autori. Quindi ho chiamato così il nome della classe porto creator. Ecco, come sono fatte queste classi, ce lo racconta questo diagramma delle classi, dove ho il porto article, che ha queste quattro proprietà, quindi un id, che è preso direttamente da JSON, che è un long, la data di pubblicazione, che è un intero, non è una data vera, è semplicemente un anno. No? Si chiama date, ma rappresenta solamente l'anno, 2012, 2013, eccetera. Il titolo dell'articolo è una stringa che rappresenta gli autori, ma per gli autori soprattutto c'è una relazione che si chiama creators, quindi sarà un get creators, che è una lista di autori che sono a porto creator. E ogni autore che cos'è? È rappresentato da un int, da un id, che in realtà è la nostra matricola dipendenti, politecnico. È un given name e un family name, cioè il nome e il cognome. Given family, li ho chiamati, li ho copiandoli, copiandoli ovviamente da quanto diceva given and family, nome di battesimo noi chiameremmo, e cognome, family name, nome della famiglia, che rappresentano questa persona. E inoltre ad ogni autore è associata anche una proprietà che si chiama articoli, che è una lista degli articoli. Quindi vedete che c'è un collegamento nei due sensi in questo caso. Per ogni articolo ho la lista degli autori di quell'articolo. Per ogni autore ho l'elenco di tutti gli articoli
in cui lui compare. Nel JSON, in questo caso specifico, l'informazione è in un verso, nel senso che ti dà l'articolo e dentro la descrizione dell'articolo, tutte le informazioni che c'è sull'articolo, c'è l'elenco degli autori. No? Quindi c'è esplicita nel file questa relazione qui, creators. Dato l'articolo ti dico chi sono i creatori. La relazione inversa me la sono dovuta calcolare, ma faceva comodo averla, per evitare di dover andare a scandire millanta volte l'elenco degli articoli per trovare tutti gli articoli di un determinato autore. Però quello che c'è scritto nel testo è che voi avete già a disposizione queste cose già pronte e fatte, dove qui ho anche messo, vedete, i getter setter, get articoli, add articolo, eccetera, per gestire la lista degli articoli. E poi gli altri metodi, qui c'è un hashcode, c'è un compare to, perché questo oggetto, ovviamente, dovendo essere inserito dentro collection, deve avere... Poi ovviamente avendo sorgenti, siete curiosi di vedere su che cosa ha calcolato l'hashcode, lo potete andare a vedere tranquillamente, ma il tipico bin, no? Il tipico oggetto di tipo bin, it.polito.porto.bin, che contiene un sottoinsieme di quei dati, perché come abbiamo visto per un singolo articolo, là il JSON va avanti per due o tre videate, non ci interessa tutto qua. Ok, questo è il nostro dataset. Da questo... abbiamo un modello che gestisce al suo interno, adesso non so perché non me l'abbia fatto vedere qua in mezzo, devo aver fatto qualche pasticcio io, contiene dentro due proprietà, ah no scusate, sono qua, il modello contiene semplicemente due liste, la lista degli autori e la lista degli articoli. Le property in questa notazione qua UML, le property che sono delle liste di riferimenti ad altri oggetti, non le elenca qua sotto, ma le elenca come relazioni. Quindi il modello in realtà non è altro che leggo il file JSON e costruisco l'elenco di tutti gli articoli e l'elenco di tutti gli autori, con i link incrociati che avranno al loro interno. E questo modello viene già creato da questo metodo che si chiama build model. No? Quindi questa classe di porto è in grado di ricevere un modello vuoto e con il metodo build, come che è anche citato nel testo, dice guarda che c'è il metodo build model della classe readPorto che è in grado già di caricartelo. E una volta che ce l'avete, ovviamente avete questo add articolo, get articolo, eccetera, che soprattutto i getter, get articoli e get autori restituiscono gli elenchi, che in questo caso sono sotto forma di mappe, che legano l'ID dell'articolo, le print ID dell'articolo, oppure l'ID della persona all'oggetto corrispondente. Ok? Questo è il dataset. Direi che quello che ci serve sono queste classi qua. Poi il fatto del JSON, come sia scritto, che cosa contenga, ci interessa meno, no? In prima istanza non ci interessa. Allora, noi dobbiamo invece costruire questo programmino qui a partire da quel modello. Allora, come al solito il progetto di partenza esiste già, è quello che vi ho messo sul sito, e contiene, diciamo così, esclusivamente le classi, dovrebbe essere questo, contiene esclusivamente le classi che sono descritte nel testo, il resto fa parte del vostro lavoro. Quindi in realtà dentro i sorgenti ci sono due parti, una parte che è in package che fanno riferimento a porto, in realtà questi li avevo già riusati da un altro progetto, ma perché rappresentano i dati di porto, all'interno del quale ci sono essenzialmente quei due bin, porto article e porto creator, e la classe model, che come vedete era molto semplice perché contiene queste due mappe, articoli e autori, e la classe readPorto, che in realtà sarebbe un DAO questo, no? Svolge il ruolo di un DAO, nel senso che è lei che va a prendere i dati fisicamente e poi te li trasferisce in bin oppure elenchi di bin. Non l'ho chiamata readPorto DAO, l'ho chiamata semplicemente readPorto, ma perché in realtà è un metodo solo.
però nella nostra architettura svolge quel ruolo di classe per accesso ai dati. E poi c'è, dentro il package principale, citation, c'è una classe main, che contiene essenzialmente solamente il caricamento dell'fxml e già le chiamate, in questo caso già la chiamata del build model, del report, quindi già la lettura del file JSON, l'avevo già messa qua nel main, visto che era non standard, ho detto inseriamola dentro, perché non c'è proprio, il DAO, per cui magari uno si confonde di dove chiamarlo, e poi dentro il package GUI ho messo il solito fxml che corrisponde a quanto abbiamo nella figura del testo. Ok? Quindi questo qui è una finestrella in cui posso scegliere il primo autore, posso scegliere il secondo autore, premo search e poi qua sotto vi aspetto che compaia l'informazione sugli autori intermedi. Ok? Quindi questo è il punto di partenza. Come lo risolviamo? Vabbè, mi sembra un problema classico di cammini minimi. Quindi o ci mettiamo a farlo noi, o se no andiamo a prendere l'algoritmo di Dijkstra, ad esempio, che in qualche modo già l'esempietto ci metteva la pulce nell'orecchio, qui Dijkstra non l'ho scelto a caso, o il Bellman-Ford, insomma, qualunque articolo sui cammini minimi, di un grafo che è un grafo non orientato e non pesato, che rappresenta questo grafo come vertici tutti gli autori, quindi port creator, e come archi il fatto che due autori abbiano pubblicato almeno un articolo insieme. Poi ovviamente il grafo è non orientato perché la proprietà di essere coautore di è una proprietà simmetrica, quindi se io ho scritto un articolo con te, tu avrai scritto lo stesso articolo con me, ovviamente. Il grafo lo possiamo indicare semplice, qui non un multigrafo, perché è vero che io e te magari abbiamo scritto sei articoli insieme, però mi serve rappresentare questi sei articoli come sei archi distinti tra me e te, o mi basta sapere che l'abbiamo fatto almeno una volta? Nel caso di questa applicazione, vedete che se vado su un grafo mi mette il numerino di pubblicazioni e poi posso anche andare a vedere quali. No? Qui c'è 40, qui c'era, che ne so, 72, qui ce ne sono 2, eccetera. Quindi questo numerino qua lo possiamo concepire, possiamo pensare di modellarlo o come tanti archi diversi, e quindi creo un multigrafo di archi non pesati, oppure potrebbe essere un peso di un arco semplice. Quindi un grafo semplice con un arco solo e questo arco ha un peso che è dato dal numero di articoli. Che se mi servisse questo numero lo posso fare in questi due modi. Quando questi due hanno pubblicato 4 articoli insieme metto 4 archi, oppure metto un arco solo con 4 archi non pesati, oppure metto un arco solo pesato con peso 4. In realtà, per quanto riguarda la richiesta che mi è stata fatta qua, andiamola a leggere bene, permette di trovare il percorso minimo di coautori, cioè forse in italiano si poteva scrivere un pochino meglio, nel percorso con il minimo numero di coautori, intendevo dire. Quindi a me interessa la catena di persone e non mi interessa qual è, diciamo così, la forza degli anelli di questa catena. Se queste persone hanno pubblicato tra di loro un articolo una volta nella vita oppure 50, eh? Non mi interessa. E quindi mi interessa solamente il numero di archi, il numero di salti, di passaggi che devo fare e mi va benissimo un grafo semplice e non pesato. In questo caso. Il grafo è sicuramente, oltre ad essere non orientato e semplice, è sicuramente privo di cappi e essendo non pesato ha i pesi tutti positivi, quindi tra le varie scelte degli algoritmi funzionano tutti. No? Sapete che c'è l'algoritmo che non funziona se ha il peso negativo, non funziona se ha i cicli negativi, eccetera, ma qui in questo caso non abbiamo questo problema. Il grafo potrebbe essere o non essere connesso.
Nel senso che potrebbero esistere componenti connesse diverse, che ne so, quelli che fanno del dipartimento di informatica fanno le pubblicazioni, quelli del dipartimento di matematica ne fanno altre e magari non c'è nessuna pubblicazione in comune. Può darsi. Quindi dobbiamo aspettarci che ci siano dei tipi di cammini che non sono, cioè tra coppie di autori tra i quali non esiste nessun cammino. Può capitare, è normale, no? Non è un'anomalia. Mentre invece mi aspetto che nella maggior parte dei casi, anche in modo un po' strano, anche indiretto, ci possa essere questo cammino. Ok. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è quella di crearmi un grafo nel quale andare a riversare queste informazioni. Cioè io potrei lavorare direttamente col modello, no? Dicendo, beh, andiamo a vedere, ho già l'elenco degli autori, l'elenco degli articoli, però mi starei a ricostruire io ciò che fa già la classe grafo, cioè potrei impostare io un algoritmo di ricerca che va a ricercare il cammino. Ma c'è già un algoritmo ricorsivo, intendo, no? Un po' l'approccio del tour del cavaliere. Ma in questo caso non dovendo implementare nessuna ricerca particolare, ma semplicemente un cammino minimo, tanto vale usare la classe che c'è già. E quindi per usare le classi che già ci sono devo creare l'oggetto grafo. Come approccio è diverso quello rispetto, ricordate, l'ultimo esempio che abbiamo fatto era quello del giochino del razzo, no? In cui anche lì c'era una griglia di lettere e dovevo ricercare dei cammini. Per come ho svolto quell'esercizio insieme a voi, non ho usato nessun grafo. Non ho creato un oggetto di tipo graph, non ho usato la libreria JGraph, ma semplicemente era una mappa, se non sbaglio, che avevamo costruito, e ho navigato direttamente in quella mappa. E ci ho fatto sopra, ci abbiamo fatto sopra, perché l'abbiamo fatto insieme, una procedura ricorsiva che andava a cercare il cammino che mi interessava, basata sulle lettere della parola da ricercare. Mi è tornato più comodo così, non ho avuto bisogno di costruire esplicitamente un grafo. Avrei anche potuto farlo, in realtà vi confesso che il giorno prima, quando mi sono risolto l'esercizio per conto mio, avevo fatto un grafo. E quindi quella mappa bidimensionale l'avevo caricata dentro un grafo e gli archi di quel grafo erano ovviamente le adiacenze delle lettere. E poi ho fatto la stessa procedura ricorsiva che usasse il grafo anziché la mappa. Ma alla fine è la stessa cosa, cioè scegliete voi, ecco, non è che per forza bisogna fare un oggetto di tipo grafo, se fa comodo lo usiamo perché ha già tanti metodi fatti. In quel caso bisognava fare comunque una procedura ricorsiva perché non era riconducibile a nessun problema noto sui grafi, cioè trovami l'embedding di un cammino, alla fine si chiamerebbe, cioè il fatto che un cammino sia presente all'interno del grafo, non ce l'avevamo pronta come classe di libreria e allora ce la siamo fatti a mano. Qui in questo caso, poiché riconosciamo proprio un problema classico, non ci penso su due volte a travasare nel grafo e a delegare alla JGraphT il lavoro sporco. Però sono scelte di progetto, ecco, non c'è né giusto né sbagliato in ciascuna di queste scelte. Quindi, dicevamo, creiamoci questo grafo, poi lo popoliamo partendo dal modello, travasando di dentro gli archi e i grafi, e poi quando qualcuno premerà il bottone search lanceremo la ricerca del cammino minimo. Dobbiamo anche, oltre al grafo, preoccuparci di queste tendine, ovviamente, bisogna riempirle con i nomi delle persone. Va bene, passo alla volta. Allora, il primo passo potrebbe essere quello di, tanto così ci familiarizziamo col modello, di riempire le due tendine. Allora, riempire tendine e cominciare a lavorarci significa, come prima cosa, creare un controller, che non c'era nel mio progetto. Quindi qua devo crearmi una classe controller. E ovviamente dentro l'fxml dovrò specificare qual è la classe controller. Che è IT, come l'ho chiamato questo package, Politor Citation GUI Controller. Oh, pardon.
Controller, ricordiamoci, è una proprietà solamente della radice, non ho trovato nessun altro elemento se non nel primo. Poi, dunque, già che generiamo il controller, cerchiamo di generarlo giusto al primo colpo, se riusciamo, senza dover poi aggiungere gli elementi dopo. Andiamo a vedere se ci sono, se nell'fxml c'erano già tutte le cose che ci servono, se non le aggiungiamo. Allora, mi serve sicuramente l'id di questo, e c'è, fxid. Una annotazione, io ieri su un altro PC ho scaricato la versione più aggiornata dello SimBuilder, che è sempre 1.1 beta, no? Però cambia il numero di build. Questo qua è vecchio, l'avevo installato all'inizio corso, build 16, adesso mi pare che sia build, vuol dire, no, la costruzione, no? La versione, sotto versione, adesso mi pare che ci sia questa, vedete che è di dicembre 2012, c'è già la 27, qualcosa di questo genere. Quindi se per caso vi capita di scaricarla, diciamo, più recente di questa, non spaventatevi, la proprietà id non la trovate più qua sopra, ma la trovate dentro code. È la prima proprietà di code, che ha anche più senso secondo me. Così come l'ultima versione, è una cosa molto carina, che davanti a ciascuno di questi campi ha già il segno di diesis, così non ci dimentichiamo di mettere il diesis davanti al nome del metodo. Ma sono piccole differenze, direi miglioramenti. Allora, in ogni caso, qui l'anonimo che ha creato questo fxml ha chiamato questa casella box author from e quest'altra box author to, quindi il box sarebbe la choice box o la combo box in questo caso, dell'autore from e dell'autore to. Ha già il nome, questo bottone si chiama button search, btn search, va bene, la casella di testo chiama txt result, mi va bene, poi mi sembra che, se non sbaglio, avevo dato anche un nome a border pane, l'ho chiamato the pane, caso mai dovessi fare qualche ricerca, qualche lookup con i CSS, come abbiamo visto la volta scorsa, fa comodo avere già in mano il nome dell'elemento radice. Direi che c'è tutto, ci sono tutti gli elementi che ci servono, dobbiamo ricordarci di aggiungere un gestore di evento al bottone search, o verificare se già ci sia. Non ci sarà, on action, e allora do search vi piace come nome? Oh, pardon. Quindi rispetto alla versione che avevo, in questo caso sono andato a controllare, impararmi i nomi di come erano stati chiamati gli elementi che, con cui mi interessa interagire e aggiungere le proprietà che mi servivano, che in questo caso erano il nome del controller, della classe controller e il nome del metodo da attivare al bottone search. Fatto questo posso salvare, no? E farmi generare il controller da andare a sostituire a questo poverino vuoto. Ok? Dove abbiamo la dichiarazione delle varie variabili e il metodo doSearch e il metodo initialize. Bellissimo controller che per ora non fa nulla. Ricordiamoci che le combo box, come tutti gli elementi dell'interfaccia utente che contengono degli elenchi, è parametrizzabile, è parametrico. Per cui io dovrò dire che cosa mettere dentro la combo box, che tipo di oggetto mettere. Allora, se sono pigro lo chiamo string, ma poi ho il problema di andare a prendere, una volta che l'utente ha scelto la voce, di andare a capire qual è l'autore. Ma nel mio caso direi che le caselle, le combo box, contengono degli autori. Quindi sono porto creator, li chiamavamo, no? Quel bin. Contengono riferimenti a bin di tipo porto creator. Sono elenchi di porto creator, non elenchi di stringhe. Poi ciò che vede l'utente è la stringa, che sarà il toString di quell'oggetto. Ma ciò che sceglie è l'oggetto. Quindi una combo box di porto creator di qua e anche di sotto. Quindi più riusciamo a mantenerci sui tipi importanti e meno giocare con le stringhe, meglio è per noi.
Il resto è semplicemente una casella di testo, c'è poco da fare. Il text result e il button search è un bottone. Per cui dobbiamo, come prima cosa, queste due caselle di testo, dicevamo, riempirle con i veri nomi degli autori. Dove li prendo i nomi degli autori? Li prendo dal modello. Come fa il controller a conoscere il modello? Glielo devo passare. Quindi, sicuramente nella classe controller, allora qui dicevamo c'è già una classe che si chiama model, che è qua sotto, polito.porto model. E ovviamente a questa classe dovrò dare il suo caro getter. So, get model, set model, che era scritto qua sotto. E questo permette alla classe main, che è la classe citation, che per ora leggeva, caricava solamente la scena, il modello, di istanziare anche, o meglio, di avere il riferimento al controller e passargli il modello stesso. Quindi questo direi che è abbastanza classico. Ottengo un riferimento al controller, controller, e me lo faccio ovviamente dare dal loader. Giusto? E una volta che ho il controller, inietto dentro il controller il modello, che le righe precedenti del programma avevano già costruito, altrimenti dovrò costruirlo io. Giusto? Ah, proviamo a vederlo funzionare perché finora non abbiamo ancora lanciato. Questo qui si arrabbia subito. Qua. Controller. Scommettiamo che è problema di refresh, che non ho fatto refresh dell'fxml. F5. Vedeva ancora la versione vecchia dell'fxml in cui non avevo ancora indicato il nome del controller e quindi ovviamente al metodo getController restituiva null. Va bene, adesso qualcosa fa, in realtà c'è sempre dentro item 1, item 2, item 3 e il bottone search ridicolmente inutili, però sta già funzionando. In più mi ha stampato sotto qualcosa con su scritto caricati 2600 articoli di 441 autori. E poi vabbè, per curiosità mia, sono andato anche a stampare i tempi. Da dove li ha presi questi articoli? Beh, se andate a vedere la classe readPorto, c'è una stringa, c'è un nome di file da cui lui va a leggere e prendere, fa il suo lavoro. Come lo fa non ci interessa, nel senso che uso un parser JSON, lo legge, lo spacchetta un pezzettino per volta, ma non andiamo a guardare questo. Dowin.json è un file che c'è nella cartella data, e che contiene una piccola estrazione di quel database, nel senso che sono solo 437.000 righe questo file, 437.000 righe che corrispondono a 2600 articoli. Per inciso, sono tutti gli articoli che ho estratto dal mio dipartimento, quindi sono tutti i miei colleghi del mio dipartimento, tutti gli articoli di tutti gli anni, no? Ho fatto quella ricerca lì, limitandoli per dipartimento. E quindi abbiamo questo numero di articoli.
che è quello preimpostato con cui in realtà il progetto conteneva, solo per ragioni di spazio, no? Di scarica, dello zip, conteneva questo file in formato compresso. Perché se andiamo a vedere, pardon. Se andiamo a vedere la dimensione dei file, questo file-letto sono 14 mega. Per ragioni di spazio l'ho messo dentro in formato compresso, poi ho messo qua un readme che diceva devi cioè, prima di eseguire il programma, scompattare il file down in .zip che c'è nella cartella data, perché al programma serve la versione scompattata down in .json. Quindi per scaricarlo più facilmente, per copiarsi il progetto più facilmente, l'ho dato compresso. Ma poi, come prima cosa, bisogna aprirlo. Vabbè. Da questo, quindi, possiamo dare per scontato che il nostro modello sia stato caricato. E quindi possiamo popolare le tendine con l'elenco degli articoli, degli autori. Il modello ha già al suo interno tutti gli autori sotto forma di mappa, memorizzati come una mappa. Io posso farmi dare questa mappa e aggiungere alla tendina i valori memorizzati in questa mappa. No, attenzione che non lo posso fare nel metodo initialize, perché il metodo initialize viene chiamato prima del set model. Se vado a vedere il main, quando chiamo il metodo load, viene caricato l'fxml, creato il controller e eseguito il metodo initialize del controller. Solo dopo potrò prendere in mano un riferimento al controller e passargli l'informazione sul modello su cui deve lavorare. Quindi il metodo initialize non conosce ancora il modello. E quindi dovrò definire un altro metodo, che è la vera inizializzazione, una seconda inizializzazione, non so, void post initialize, per dire, beh, dopo che si è inizializzato fai anche questo, in cui riempio, riempi le combo box. Ah, con l'elenco effettivo degli autori presenti nel modello. Nota, questo metodo deve essere chiamato dopo setModel, cosa che invece per initialize non è possibile fare. Allora, cosa fa questo? Prende si chiamava box autori from, che è l'oggetto che rappresenta la combo box. La combo box e la choice box sono molto simili, come oggetti sono praticamente la stessa cosa. Visivamente sono diversi perché la differenza principale è che la combo box ha una scroll bar, quindi quando hai degli elenchi molto lunghi li puoi scorrere facilmente. La choice box invece non ce l'ha e quindi è più pensata per elenchi corti, però siamo lì. E ovviamente gli elementi che contiene li ha dentro una proprietà che si chiama items. Quindi se voglio modificare gli elementi contenuti dovrò andare a modificare, vedete che la maggior parte delle proprietà del box sono proprietà legate all'oggetto grafico, ma questo oggetto grafico tra le tante proprietà ne ha anche una di contenuto, che sono gli items. Quindi mi faccio dare dalla box, combo box, i suoi item, che è una collection, è una lista, di tipo observable list e non di list semplice, ma sempre una lista, a cui aggiungerò i miei. No? Aggiungo che cosa? Aggiungo l'elenco di tutti gli autori che sono compresi nel modello. Allora posso usare anche un bel addall, anziché un add,
Questi metodi sono i metodi di list, anche se si chiama observable list, semplicemente perché quando aggiungo o tolgo un elemento, lui informa, genera un evento grafico che si può andare a intercettare. In questo caso è una lista a cui posso aggiungere, l'elenco degli autori già ce l'ho nella mappa del modello. Quindi vado a prendere la mappa e lo aggiungo anche a questa collection, questa lista della combo box. Quindi add all di che cosa? Dove sono gli elenchi di tutti gli autori? Sono dentro model.getAutori che mi dà la mappa di tutti gli autori. Non posso aggiungere la mappa perché lui si aspetta una lista, devo semplicemente prendere i valori contenuti nella mappa. Quindi punto, la mappa posso prendere chiavi e valori come key set e values, no? In questo caso values. Quindi è più indolore di quanto pensiamo, facciamo la stessa cosa con l'altra box. Così vediamo anche quegli autori chi sono. PostInitialize lo devo chiamare come metodo, quindi torno nella main principale e prima di visualizzare la scena, dopo aver fatto setModel, PostInitialize, perché non me lo dà? Ah sì, perché non ho messo public, scusate. Okay. Vediamo un po' cosa fa. Quindi semplicemente rispetto a prima ho aggiunto questa chiamata a questo metodo che abbiamo scritto dall'altra parte. Finora non è cambiato nulla, ma quando apro la tendina ci sono i tre famosi signori item 1, item 2, item 3, che vabbè, non sono dimenticato di cancellarli, e poi ci sono tutti i nomi in un bellissimo ordine sparso, perché dietro c'è una tabella di hash che me li rimescola a dovere. E quella sotto è identica, ovviamente, nello stesso ordine, perché è fatta una copia della stessa collection. Però sono riuscito a metterci dentro i nomi. Adesso devo solo fare due correzioni, quello degli item e quello dei... di mettere in ordine alfabetico, come minimo, se no come potremmo cercarli, trovarli. Ok, allora, cancellarli è facile, perché basta fare un clear sulla lista. Punto e virgola. Avrei anche potuto fare una cosa diversa, nel senso che avrei potuto, anziché fare getItems.clear, che prende la lista esistente e la zera, cioè butta via, cancella i suoi elementi, avrei potuto fare un setItems di una lista nuova, vuota. Ho preferito non farla perché dovendo fare setItems avrei dovuto creare io una lista nuova di tipo observable list, quindi dovevo crearmi una lista, poi trasformare in observable, e ce l'avevo già, no? Lavoro in meno. Me la crea già l'fxml in questo caso. Quindi in questo caso finora dovremmo essere riusciti a buttare via i signori item 1, 2 e 3. Infatti non ci sono più. E cominciamo ovviamente con i nomi che sono sempre in ordine sparso. Adesso come facciamo a metterli in ordine? E noi abbiamo questa collection che è values. Potremmo pensare di creare, anziché aggiungere direttamente quella collection, crearne un'altra, farcela ordinare e aggiungere quella ordinata. Ordinata per cosa?
per cognome e nome. Allora andiamo a vedere un attimo il Bing, porto creator. Siamo fortunati che implementa già un'interfaccia comparable. Andiamo a vedere con che criterio. Implementa il comparable. In realtà qua non ho messo dei commenti, ma vede che confronta innanzitutto i nomi di famiglia, quindi i cognomi. Se sono uguali, quindi se il confronto è dato 0, va a fare il confronto, cioè se i cognomi sono diversi, vale il confronto sul cognome. Se il cognome è uguale, va a fare il confronto del nome. Quindi questo confronta già effettivamente cognome e nome. In realtà questo forse l'avrei dovuto cancellare, questo metodo, lasciarvelo implementare da voi, perché effettivamente quando uno crea il Bing non pensa ancora a questi dettagli di come verrà usato. Però questa volta c'è già, l'abbiamo già pronto. E ovviamente già che abbiamo aperto la classe PortoCreator, i nomi degli autori che comparivano nelle nostre combo box sono ottenuti dal metodo toString. Quindi sono io qua che ho deciso di dimostrare cognome e nome, avrei potuto mettere cognome virgola nome o quello che volevo, solamente la parte di visualizzazione mi arriva dal toString. Se volete possiamo provare a modificarlo, vediamo che cambia, mettiamo cognome virgola nome e verrà visualizzato in modo diverso, indipendentemente da come è codificato al suo interno. Quindi la combo box raccoglie gli oggetti ma mostra il toString degli oggetti stessi, all'utente. Allora, qui c'è già il compareTo, che già mi va bene per cognome e nome. E quindi qua dovrò... ordinare questo. Allora, che cos'è questo oggetto qua? È un oggetto di tipo... Allora, values viene istituito come un oggetto di tipo collection. Collection di oggetti... porto creator. Su questo posso usare il metodo sort. Ok? Collections.sort. Di che cosa? Di questo, quindi io posso prendere questa collection di porto creator. Autori, uguale sta roba qua sotto, collection devo aggiungerlo, collections devo aggiungerlo, punto sort di autori. E quindi in questo caso me li ordina. Qual è il problema che dice lui? C'è un problema di interfaccia, perché dice guarda che il metodo sort si aspetta un parametro di tipo list. Tu mi hai dato invece un parametro di tipo collection. E list è una sottoclasse di collection, quindi non posso passarlo così. In realtà non ho idea di quale sia il tipo di collection che la lista usa per i suoi values. Probabilmente un albero, va a sapere. Quindi devo, prima di poterglielo passare, devo prendere quella collection e travasarla in una lista. Lui dice fai un cast. Ma questo cast, no? Non è detto che funzioni. Un cast da una supertipo a un sottotipo funziona solo se effettivamente gli oggetti che erano presenti erano di quel sottotipo. Ma noi non lo possiamo sapere a priori. Nessuno ce lo dice, quindi non funziona. Non basta convertirgli il tipo, devo proprio copiare gli elementi. Ma questo si fa in fretta, nel senso che, vabbè, ha ragione lui, questa è una list. Gli autori li travaso in una lista, non in una collection in generale, che devo creare, che ne so, linked list, array list, facciamo un array uguale. Vi ricordate qual era la struttura dati su cui la sort era più efficace? L'array list o la linked list? Probabilmente l'array list. List di porto creator
a questa lista la popoliamo con questa collection. Il metodo addAll invece accetta una qualunque collection. Vedete, è collection di qualunque sottoclasse di portoCreator. Quindi bisogna ovviamente fare i conti con i metodi che abbiamo. Quindi ho preso, mi sono creato una nuova lista, dentro questa lista ci ho copiato dentro i valori della mappa autori, nell'ordine casuale che avevano, ma a questo punto, subito dopo, questa array list che ho appena creato viene messa in ordine dal mio metodo collection.sort, che ricordiamoci è un merge sort, no? Un merge sort. Quindi gli elementi rimangono là nella mappa, mi sono copiati i riferimenti in una lista e ho rimescolato questi riferimenti in modo da vederli in ordine. A questo punto questo elenco ordinato di autori è lui che può essere aggiunto alle mie combo. Poi siamo partiti tondo di troppo. Così. Ok? Allora, vediamo se sortisce qualche effetto buono oppure qualche eccezione. Allora, abbiamo visto che c'è la virgolina tra il cognome e il nome che prima non c'era, perché abbiamo appena modificato il toString, così siamo sicuri che è da lì che lo prende. E poi gli stessi nomi di prima, presumo che siano gli stessi, perché a occhio non lo so dire, ma sono elencati in ordine alfabetico per cognome. A questo punto l'attività preparatoria essenzialmente è finita. Il lavoro che c'è da fare adesso è sul bottone search. Le tendine ci sono pronte. Non ho bisogno per questo esercizio di agganciarmi a nessun evento generato dalle tendine, perché la ricerca avviene solamente quando l'utente preme search. Ok? E allora il resto del lavoro è dentro il doSearch, questo metodo. Cosa devo fare? Beh, ovviamente non lo fa il controller il lavoro. Non lo fa neanche il modello, perché il modello, poverino, contiene solamente degli elenchi. Il controller dovrà delegare la ricerca a una classe che gestisce la struttura grafo. Giusto? E questa classe potrà avere un metodo a cui passo due creator e mi restituisce la lista di tutti. La prima cosa che devo fare a questo punto è crearmi questa classe che gestisca il grafo e che contenga l'algoritmo al suo interno. Ma finora ho fatto a meno del grafo perché ho semplicemente travasato degli elenchi. Adesso comincia il lavoro vero. Quindi qua dentro polito.citation creiamo una classe nuova, Citation Graph. Mi piace come nome, grafo delle citazioni. E cosa deve fare questa classe? Deve gestire al suo interno una struttura dati a grafo. Presumibilmente sarà l'unica classe di tutto il nostro progetto che saprà usare la libreria jgraph-t. Il resto del progetto non la usa. E quindi istanzierà al suo interno un oggetto di tipo grafo e poi fornirà dei metodi che saranno i metodi che servono, uno per costruire quel grafo a partire dal modello e due per fare il calcolo dei cammini. Allora, il grafo, abbiamo detto prima, era un grafo non orientato, non pesato, semplice. Quindi, se non sbaglio, si chiama Simple Graph. Giusto?
non mi ricordo mai i nomi delle classi. Simple graph è undirected, non diretto e semplice. Che è una classe, già questa sì, quindi è già lui. Ok. Allora posso definire private simple graph. Dunque, qual è il tipo dei vertici e qual è il tipo degli archi? I vertici sono gli autori, quindi sempre i nostri porto creator, e gli archi sono come sempre default edge. Queste cose qua avranno bisogno degli import giusti. Adesso, quando lo costruisco questo grafo, beh, lo posso costruire nel costruttore di questa classe. Posso pensare che posso costruire un citation graph a partire da un model. Quindi il costruttore potrebbe essere citation graph di model. Per costruire un grafo ho bisogno di un modello. E cosa devo fare? Vabbè, innanzitutto creo il grafo, ci aggiungo i vertici, ci aggiungo gli archi, sempre la solita storia. Allora, creo il grafo e il graph è uguale new simple graph a cui devo passare default edge. Class. Quindi creo un grafo semplice vuoto del tipo che mi serve, no perché mai, ci ha detto che devi uscire, e ci aggiungo i vertici, ma questo è facile, perché basta usare graphs.addAllVertices. No, quei graphs con la G maiuscola e con la S, quindi la classe utilità che contiene i metodi scorciatoia, ha un addAllVertices che riceve come parametri da un lato un grafo, no? Il primo parametro è un grafo, difficile da leggere qua, ma è graph come primo parametro là, e il secondo è una collection di vertici. Noi una collection che contiene tutti i vertici che vogliamo aggiungere al grafo ce l'abbiamo già, è dentro il modello, è quella di prima, getAutori.values. Non mi interessa mettere in ordine in questo caso, i vertici del grafo sono vertici in ordine sparso. Se no posso iterare, faccio il mio iteratore, prendo i vertici uno per uno e lo aggiungo, se non mi ricordo che esiste questo metodo. Un pelino più complesso è aggiungere gli archi. Giusto? Allora, io cosa devo fare per aggiungere un arco? Io devo avere un arco ogni qualvolta due autori abbiano fatto un articolo in comune. Allora, come posso fare? Posso partire. Mi vengono in mente due modi di procedere. Uno è partire dagli autori, uno per uno. Da ogni autore mi ottengo l'elenco di tutti gli articoli che questo autore ha scritto e ce l'ho, perché dentro il porto creator ho un get, spermi se ricordo bene, get articoli, che istituisce la lista degli articoli di questo autore qua,
Per ciascuno di questi articoli avrò un elenco di autori, che ovviamente contengono lui, ma contengono anche altri, e aggiungerò un arco tra il mio autore e ciascuno degli autori, altri, diversi da lui, compresi nello stesso, in ciascuno degli articoli di cui lui è autore. Questo è un modo di pensare la cosa. Ho un autore, quando è che sono collegato a un altro autore? Quando c'è almeno un articolo in cui anche lui è autore. Quindi tra i miei articoli devono esserci gli altri autori. Possiamo provare a farlo così, poi vi racconto l'altro modo, e proveremo a farlo anche in altro modo. Quindi, aggiungi gli archi, cercando per ogni autore tutti i suoi articoli, e per ogni articolo tutti gli altri autori presenti. Quindi, per ogni autore, chiamiamolo autore 1, preso da dove? Preso dall'elenco di tutti gli autori, quindi model.getAutori. Cosa faccio? Vado a... cos'è che non ti piace? Ah, pardon, questo getAutori è la mappa, quindi devo prendere punto .values sempre. Non posso iterare direttamente sulla mappa, ma sulle sue chiavi o sui suoi valori. Dato l'autore, trovo tutti gli articoli suoi. Quindi porto una lista di porto article, articoli uguale a 1.getArticoli. Mi faccio dare dal modello l'elenco di tutti gli articoli che questo signore aveva creato. E da questo articolo vado a vedere... No, pardon, questa è la lista degli articoli. Poi a questo punto devo andare a analizzarli uno per uno, quindi secondo ciclo annidato, porto article art, due punti articoli, allora art è un articolo di cui il nostro autore A1 è coautore. Adesso devo andare a trovare gli A2 che siano anch'essi autori dello stesso articolo. Quindi devo andare a navigare tra tutti gli autori di questo articolo, che è uno dei tanti di cui A1 è autore. No? Quindi anche qua, e quali sono tutti gli autori di questo articolo? Beh, sarà art.getCreator, se non mi ricordo come si chiama il nome al volo, ma lo facciamo subito. For porto creator A2, due punti, art.getCreators si chiama, che mi dà proprio una lista di porto creator. Quindi noi abbiamo creato una catena, A1 scrive art insieme ad A2. Giusto? A1 scrive un articolo art, scrive tanti articoli art, e questi art li scrive insieme a tanti A2. A questo punto ogni A2 nuovo che scopro devo collegarlo da 1, se già questi due non fossero stati collegati. Devo ovviamente escludere il caso in cui A2 sia uguale sia A1 stesso, perché ovviamente tra gli autori di quell'articolo troverò di nuovo me stesso. Quindi, nel caso in cui
A1 sia diverso, quindi nota 1.equals di A2. Cioè, se non sto parlando di me, allora la coppia A1-A2 è proprio un vertice da aggiungere al grafo. Graph.add edge da A1 ad A2. Sapendo che questo add edge in realtà può funzionare o no, perché quell'arco, visto che il grafo è semplice, se c'era già quell'arco non viene aggiunto una seconda volta, ma va bene lo stesso. Sono solo tre cicli annidati. Se uno volesse sapere la complessità di questa roba, vede che il ciclo esterno è dato dal numero degli autori, il ciclo di mezzo è dato dal numero di articoli di quell'autore, e quindi è proporzionale alla produttività di quell'autore, e il terzo è il numero di autori che ha un certo articolo, quindi è dato dal numero, sarà un numero piccolo questo, 3, 4, 2 autori per ogni articolo. Quindi è grosso modo dato dal numero di autori moltiplicato la produttività dell'autore. Un po' più di lineare, ma non è quadratica sta roba, no? Perché il numero di articoli al crescere del database potrebbe crescere di molto, il numero di articoli in generale, ma il numero di articoli di ciascun autore, no, grosso modo è limitato dalle 24 ore al giorno a cui può lavorarci, a meno che non li compri, fatti. Ok, quindi vediamo se abbiamo fatto qualcosa che ha un senso. Loghiamocelo sulla console. With percento di articles. No, l'ho scritto in italiano prima. Vabbè. N percento di authors. Dove gli articoli sono ovviamente gli archi, quindi graph.edgeset.size, virgola, graph.vertexset.size, che sono gli autori. Non ci faremo mai stampare tutto questo grafo perché sarebbe una cosa mostruosa, ma perlomeno tiriamo fuori una misura. Vediamo se funziona. Per vedere se funziona devo richiamarlo questo metodo, cioè creare un'istanza di citation graph e crearla passandogli il modello come parametro. Questo lo posso fare sempre nel main. Quindi ho il controller, ho iniziato dal controller, adesso cominciamo a pensare al grafo. Uguale new citation graph a cui passo il modello. Mi sto chiedendo se questo metodo sia meglio metterlo qua o forse dentro il post initialize. Perché effettivamente il main non è che abbia molto da farci. Questo grafo della citazione, no, è meglio tenerlo separato. Perché questo grafo della citazione potrebbe essere utile anche ad altre parti del programma che non siano dentro il controller. E quindi è meglio se lo creo fuori dal controller e poi lo passo il riferimento al controller dicendo to, se hai bisogno di lavorare sul grafo passa da qua. Quindi per ora il controller non sa ancora nulla del grafo, semplicemente il main che lo crea. Vediamo se lo crea correttamente, se si pianta nel crearlo. Poi ovviamente dovremo dare al modello un riferimento a questo citation graph in modo che poi il gestore dell'evento, il doSearch, possa andare a parlarci.
Ok, il grafo l'ha fatto, il numero di autori quadra, il numero di articoli non quadra. In realtà ho sbagliato io a scrivere il numero di articoli, perché 1416 non è il numero di articoli. Perché... se io ho un articolo scritto da tre persone, in realtà ho creato tre archi, da A a B, da B a C, da C a da A. Spero. Se però tra A e B ci sono 100 articoli, io di archi ne ho uno solo. Quindi, come le posso chiamare questi? Non articoli, connessioni. Sì, non c'entra niente col numero di articoli. Non è il numero di articoli. Quindi andiamo in questo citation graph e diciamo che questi sono non articoli ma connections. Adesso fatto questo, dobbiamo solo passare un riferimento di questa classe al mio controller, in modo che la sappia, la possa usare. Quindi oltre che al modello, il controller deve avere anche un citation graph come variabile locale, citation graph lo devo importare, e poi creare i getter e setter. Sì, esattamente dopo set model, quindi avrò il set citation graph, che è quello che mi interessa, che il main si premurerà di richiamare. Quindi il main fa creare questo grafo. Cos'hai che non vuoi? Is undefined, fammelo salvare, poi vedi che non è undefined. Quindi ho creato il grafo di citazioni con quel metodo là e ho passato il riferimento al controller, che a questo punto lo può usare. Ho tutto pronto, mi manca solamente di agganciare qualcosa al bottone search. E una volta che premo search, cosa dovrò fare? Dovrò prendere sto grafo e calcolare, che ne so, l'algoritmo di Dijkstra tra il punto di partenza e il punto d'arrivo. Finito. Allora, questo lo possiamo fare, sono dentro il grafo. No, ricordiamoci che abbiamo detto che la libreria jgraph.t la usa solamente questa classe qua. Il controller non chiama Dijkstra. Il controller chiama un metodo del citation graph chiedendogli: senti, mi calcoli il cammino minimo. È quel metodo che decide poi come interagire col grafo. Quindi un metodino che mi restituisce una lista di porto creator che sarà un get citation path. Dammi il cammino delle citazioni tra chi? Tra due autori. From, un from e un to. E cosa fa questo metodo? Questo metodo delega Dijkstra, ad esempio. Dijkstra mi viene in mente, è venuto in mente quello perché c'è la sua faccina sul testo d'esercizio, ma anche Bellman Ford andava bene lo stesso. E quindi io vado a creare un Dijkstra, ancora difficile ovviamente scriverlo, di porto creator default edge. Uguale new di sta roba lì, che ha bisogno di tre parametri: il grafo su cui deve lavorare, il vertice di inizio e il vertice di fine. Il grafo su cui devo lavorare, qui sono dentro la classe citation graph, e il grafo ce l'ho già, è la mia variabile che guarda caso si chiama graph.
Il vertice di partenza è from e il vertice di arrivo è to. Punto e virgola. A questo punto chiederò a questa classe dammi il cammino. Com'è il get path? Mi restituisce un oggetto di tipo graph path. Quindi ha un graph path di sempre porto creator default edge. Adesso un graph path in realtà è un elenco, come dice la documentazione, di archi. No? È un po' scomodo da gestire. Perché fai così? Ah, il nome, scusate. Manca una variabile. In realtà è un elenco di archi, ciò che io invece devo restituire al chiamante è un elenco di autori. Quindi devo convertire. Il metodo path non è che abbia molto, ci mi dà una get edge list, io potrei avere l'edge list e poi attraversare uno per uno gli archi, l'abbiamo fatto qualche volta nell'interpretazione, ma in realtà visto che mi serve solamente l'elenco dei vertici, se non sbaglio, mamma jgraph_t ha già nella classe graphs qualcosa che mi serve. Ammesso che la rete tenga. Eccolo qua. Nella classe graphs, se non sbaglio, c'era già qualcosa. Guardalo qua. Get path vertex list. Cioè posso prendere la edge list con gli archi e elaborarli uno per uno con get opposite vertex, in modo che ogni volta vado avanti da un vertice a quello dopo, da un vertice a quello dopo, eccetera. Oppure getPathVertexList che prende un graphPath, cioè ciò che mi ha appena restituito Dijkstra, e lo trasforma in, semplicemente in una lista di V, una lista di vertici. Fa già lui questo lavoro qua. Quindi se lo fa lui, non lo faccio più io, sono contento. Graphs.getPathVertexList di questo path, che è esattamente la lista che io posso ritornare al mio chiamante. Ok? Adesso questa cosa qui la dobbiamo agganciare al bottone search. Torniamo nel controller, do search, e lui dovrà prendere gli autori, quali sono gli autori da ricercare, porto creator, from, cos'è? È quello della combo box della prima, quindi box, author from, value, get value. Qual è il valore correntemente selezionato? È il to. Sarà sempre box author form, to, anzi, get value. Prendo i dati, sono dentro il bottone search. Prendo i dati dei due combo, lancio la ricerca, tra questi due vertici, e mi restituirà una lista di vertici.
una lista di porto create. E una volta che ho la lista, la stampo. Concatenandola, cioè devo ovviamente iterare tra gli elementi di questa lista. String messaggio o elenco e per tutti gli elementi porto creator A, che è l'autore, che appartengono al path, il cui primo ed ultimo elemento saranno il from e il to, ovviamente. Quelli di mezzo non lo sappiamo. Elenco uguale elenco più a.toString più un bel a capo. Quando ho finito di far questo, aggiorno l'area di testo. The text di elenco. Quindi, bottone search, viene chiamato il metodo doSearch, ricavo i valori selezionati nelle due combo box, che sono riferimento a due combo creator, due porto creator, delego a citation graph il calcolo del cammino minimo, mi restituisce un elenco e l'elenco lo metto in bella più o meno, insomma, stampo i nomi uno sotto l'altro nella casella di testo. Può funzionare, vediamo se funziona davvero. Prendiamo un autore, prendiamo un altro autore, ne so questo. Proviamo. Beh, mi ha trovato qualcosa. Che Baldi ha scritto almeno un articolo con Maci e Maci con Poncini. Bene, prendiamo altri due. Vedete che il primo è sempre il primo, l'ultimo è sempre l'ultimo e quelli di mezzo, beh, dipende. Questo qui, che non so chi sia, però c'è, ha scritto un articolo con Basile, che l'ha scritto con Di Carlo, che l'ha scritto con Chiusano, che l'ha scritto con Apiletti. Quindi funziona abbastanza, almeno sembra proprio che funzioni. Qui sto andando più o meno a caso, ovviamente. Non abbiamo ancora trovato un caso malato di cammino non esistente, ma può benissimo esserci, anzi di sicuro c'è, ieri lo trovate, di una coppia di autori. È un nome un po' strano. A volte si allungano i percorsi. Vabbè, vi assicuro che c'è. E quando lo troveremo, verremo, guarda che bello questo, che poi siano effettivamente i cammini minimi, ve lo lascio verificare a mano, perché noi ci fidiamo di Dijkstra, no? Che quello che tira fuori è sensato. Dicevo, quando troveremo mai una coppia di autori che non condividono nessun cammino, è il nostro algoritmo si pianterà brutalmente, poverino, con un'eccezione, perché da qualche parte ci sarà una null pointer exception che non abbiamo gestito. Quindi c'è da decidere ancora un po' di cose, no? Ad esempio, cosa succede se l'utente
preme search senza aver scelto i nomi. Il get value restituisce null. Infatti si vede, pram pram. Ah, quindi bisogna gestire il caso in cui il get value della combo box sia null, se lo sia null ovviamente non faccio nessuna ricerca. Oppure quello in cui Dijkstra mi restituisce null, dice no, non c'è un cammino, cosa che può succedere, e allora in quel caso bisogna stampare un messaggino che dice non ci sono, non esiste un cammino di citazione che collega i due autori. Quindi bisogna aggiungere ancora queste chiamiamole rifiniture, via, insomma, queste piccole gestioni. Ma il grosso è fatto. Dimmi. Un autore con se stesso? Ma non dovrebbe morire il programma, mi dovrebbe restituire solo lui. Dovrei filtrarlo, giustamente. Cioè il search deve partire quando ho selezionato almeno due autori diversi tra di loro. Vabbè, l'abbiamo detto, facciamo prima a farlo, nel senso che lo possiamo fare se from diverso da null e to diverso da null e i due sono diversi. Not from.equals di to. Allora, se è così, lo facciamo. Se no, caro mio bottone search, verrai ignorato. Quindi in questo caso, con questa modifica, se io provassi a fare un search a vuoto, non sparo nessuna eccezione, non succede nulla. Anche se scelgo uno e non l'altro, se scelgo due volte lo stesso, non fa la ricerca. Se volete potete anche mettere un messaggio, devi selezionare i due nomi, insomma. Se invece metto qualcosa di diverso, me lo fa. E poi dovrei verificare, in realtà quando anche dovessi trovare un cammino vuoto, probabilmente questo path è null, no, se è null si blocca qua, e quando cerco di prendere l'iteratore da un null, lui mi dice non c'è niente da iterare. E quindi si bloccherebbe qua. Quindi a questo punto qua, di questo path, dovrei controllare se path è null, cioè se è diverso da null faccio questo e aggiorno questo. Altrimenti scriverò non esiste. Così abbiamo completato questi piccoli controlli. C'è anche un, se volete, io mi ero anche preparato un caso vero su cui farlo lavorare, un pochino più tosto, come se questo non ci bastasse. all.json, Dowing contiene quelle del Dipartimento di Automatica e Informatica, all.json contiene quelle di tutto il Politecnico, in realtà non tutti, ma solamente gli articoli su rivista, non quelli su congresso, perché su congresso sarebbero 10 volte tanto. Anche così, all.json, adesso andiamo a copiare, a scompattare nel nostro progetto. Lo sta facendo? Fatto. È un piccolo mostro di 120 mega di file di testo, quindi non apritelo con un editor, se non è un editor fatto come si deve,
perché non è detto che ce la faccia, e Eclipse non riesce ad aprirlo. È fatto nello stesso modo, ha qualcosa come 3 milioni e mezzo di linee di codice, ma adesso ovviamente non è che sia né comodo né veloce da editare. Possiamo provare a vedere se il nostro programma gradisce o meno. Così molto brutalmente diciamo alla classe readPorto di andare a leggere questo file all.json anziché dowin.json e vediamo cosa succede. Perché quello là era l'esempio piccolo per lavorare, no? Poi c'è l'esempio vero. Ci sta mettendo un po' di più per leggerlo, direi. Spero che non stia succedendo nulla di partito, no? Sì. E ci ha messo 10 secondi a leggere il JSON. Poi in realtà c'è questa fase di linking che è quella che crea, che collega ogni autore a tutti gli articoli, perché abbiamo visto che nel file c'erano gli articoli collegati agli autori. Questo rientra in questi primi 10 secondi, 9,3 secondi. E poi se andate a vedere la classe che lo carica in modo molto stupido, molto poco efficiente, c'è la fase di linking che prende ogni autore e lo collega a tutti i suoi articoli. La cosa carina che si vede è che nel caso piccolo ci metteva più tempo a leggere il file che non a collegare gli articoli. Quando le dimensioni crescono, i ruoli si invertono. Cioè, fa relativamente in fretta a leggere, è comunque un file di 120 mega, quindi minimo tempo ce lo mette, ma poi ci mette più tempo, una volta che ha già letto il file, a creare i collegamenti. Perché se andate a vedere, quell'algoritmo è un cretinissimo n quadro, perché per ciascun autore, per ciascun articolo, va a vedere se è il suo autore o no. E quindi, sulle grandi dimensioni, ciò che conta di più è avere l'algoritmo furbo. In questo caso non l'avevo ottimizzato, ma sarebbe la prima cosa che vorrei ottimizzare. 2.729 autori, 25.000 articoli c'erano, che hanno generato circa 8.000 connessioni. Quindi questo è un signor grafo che contiene a questo punto un numero di autori molto maggiore, appunto 2.700, ne prendo due a caso, questi la maggior parte sono nomi che non conosco, quindi search, ciononostante è istantanea la ricerca, Dijkstra sa cosa fare, lo fa bene. Vabbè, adesso. E in alcuni casi ho trovato ieri giocandoci un attimo che ci sono delle sequenze veramente lunghe. In questo caso non abbiamo ancora trovate, ma perché il numero di persone praticamente è uguale a tutti i dipendenti ricercatori del Politecnico, non solamente quelli di un dipartimento. Quindi il programma regge anche questa prova di carico. Abbiamo lasciato in sospeso solo una cosa ancora, una promessa o minaccia, vedetela come volete, quando ho detto ci sono due modi, dov'era? Ah, ci sono due modi di creare gli archi del grafo, uno era questo, quello che abbiamo usato, autore, elenco di articoli, elenco di autori, creo l'arco. C'è un altro modo, pressoché equivalente dal punto di vista della complessità. Prendo tutti gli articoli, per ogni articolo vado a vedere quali sono i suoi autori e creo tutti i collegamenti tra di loro. Ovviamente per creare tutti i collegamenti tra di loro devo fare un doppio loop, perché ciascuno di quegli autori deve essere collegato a tutti gli altri. Quindi avrò comunque anche lì tre cicli annidati, quello esterno sugli articoli e i due interni su tutte le coppie possibili di autori, purché siano diverse tra di loro. È la stessa cosa, semplicemente riorganizza gli stessi cicli in un modo diverso. Ho il ciclo sugli articoli, quelli sugli autori e quelli sugli autori di nuovo. E ho sempre il controllo che gli autori siano diversi.
Quindi volendo uno poteva farlo in quell'altro modo. Direi che non c'è merito né demerito né in uno né nell'altro, nel senso che si tratta di trovare tutte le combinazioni. E si arriva esattamente allo stesso grafo, eh? Quindi esattamente con gli stessi numeri di tutto. Non credo, non so se infliggervi anche questo oppure fermarvi. Domande, idee, curiosità? Va bene così? Allora, se va bene così, direi che possiamo salutarci, non definitivamente perché ci si incontra ancora, ma per la parte di lezione direi che possiamo chiudere qua oggi. Poiché l'appello è abbastanza in là, il primo, che è il 10 luglio, se avete bisogno, nel frattempo, mentre studiate, di consulenza, avete esercizi, quello che non avete capito, cercate me, Squillero, Gaudesi, via mail o in ufficio, più facile via mail, perché in ufficio è difficile sempre trovare la persona mentre è lì, e ovviamente siamo disponibili in queste settimane. Grazie di tutto.